comune di Pietracamela, in provincia di Teramo, è un borgo ricompreso nel Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, ubicato lungo le pendici settentrionali del Corno Piccolo. Il lento processo di sollevamento della catena montuosa, iniziato circa 125.000 anni fa e tuttora in corso, come testimoniano gli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, e le peculiari caratteristiche geomorfologiche dell'area, modificano la conformazione del territorio, talora attraverso lo sviluppo di dissesti di diversa estensione e complessità. Mi chiamo Marco Iti, sono il geologo incaricato della consulenza nell'ambito del progetto di consolidamento di Monte Calvario nell'abitato di Pietracamela. Pietracamela è un comune nell'Appennino abruzzese caratterizzato da un territorio estremamente fragile dal punto di vista sismico e di dissesto idrogeologico. Gran parte del territorio di Pietracamela è interessato da un movimento franoso molto esteso che coinvolge l'intero abitato e Monte Calvario rappresenta una piccola porzione dello stesso movimento franoso. Una manifestazione di questa continua evoluzione del territorio si è palesata nell'aprile 2017, quando dalle pendici del Monte Calvario si sono distaccati blocchi rocciosi i cui frammenti hanno investito la strada provinciale 43 e minacciato gli edifici sottostanti. Sono l'architetto Domenico Turla, responsabile del procedimento per l'intervento di Monte Calvario. Il sistema infrana ha subito un cedimento, una frana parziale ad aprile del 2017, sicuramente conseguente agli eventi sismici di ottobre 2016 e gennaio 2017. La frana di Monte Calvario si inserisce in un territorio che è estremamente fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Vi sono altre situazioni similari, quale Capo Le Vene e Capo Le Coste, dove si è in parte intervenuto negli anni passati e in parte necessita interventi di consolidamento e di messa in sicurezza, soprattutto in relazione ai centri abitati e alla viabilità principale. Date le caratteristiche della frana, si è reso urgente mitigare gli effetti immediati e prevenire quelli futuri attraverso la rimozione delle porzioni rocciose instabili e la cucitura di quelle maggiormente fratturate. Sono l'ingegnere Ernesto Foschi, tecnico incaricato dall'amministrazione comunale di Pietracamela per la redazione del progetto di messa in sicurezza di Monte Calvario. Il 14 aprile di quest'anno si è verificato un crollo sulla parete rocciosa con la proiezione di massi sulla limitrofa strada provinciale, con il rischio per la pubblica incolumità e la stabilità dei fabbricati ivi presenti. Questo ha costretto l'amministrazione comunale a eseguire un primo intervento in somma urgenza che sarà seguito da un secondo intervento per il completamento dei lavori previsti per il lotto numero 1. Il progetto di consolidamento delle pendici rocciose del Monte Calvario è inserito nel programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo e finanziato con i fondi POR-FESR 2014-2020, asse 5, riduzione del rischio idrogeologico, azione 5.1.1, interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera. L'importo dell'investimento è stato di 326.000 euro, di cui 163.000 finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Gli interventi di messa in sicurezza di Monte Calvario sono consistiti nella messa in opera, direttamente a contatto con le masse rocciose instabili, di reti, funi e tiranti in acciaio e la rimozione di piccole masse di roccia instabile, e il tutto eseguito da personale altamente specializzato, che si chiamano rocciatori, che si sono calati sul posto mediante delle funi. La realizzazione del primo lotto del progetto ha consentito la messa in sicurezza del territorio a tutela della pubblica incolumità e del transito, con l'obiettivo di rendere fruibile ai residenti e ai turisti la località montana, riducendo nel contempo il fenomeno dello spopolamento. Sono
Michele Petraccia, sindaco del comune di Pietra Camela. L'intervento di messa in sicurezza di Monte Calvario riveste per noi una importanza fondamentale sia dal punto di vista sociale, economico e turistico, in quanto si è andati a mettere in sicurezza una zona molto importante del nostro centro abitato, del centro abitato del comune di Pietra Camela. Difatti alle pendici di Monte Calvario transita la strada provinciale 43 che collega il nostro comune con la frazione e il centro turistico dei Prati di Tivo. Inoltre vi sono le attività principali del capoluogo di Pietra Camela, cioè i due alberghi, ristoranti, bar, negozi alimentari e la banca, un punto nevralgico del nostro centro abitato. Quindi capite bene quanto è importante che sia avvenuta questa messa in sicurezza per aiutare quel turismo che da anni cerchiamo di rilanciare, che proprio a seguito degli eventi sismici ha avuto un brusco stop nell'ultimo periodo, e anche per evitare quello spopolamento, perché questo territorio, tanto bello quanto fragile, porta i propri residenti a percepire anche un senso di paura che con questi interventi, e quindi andando a mitigare queste pericolosità, tendiamo a voler scongiurare. C'è posto per noi, può esserci posto anche per voi.